Tubo Cider è la storia di un'azienda nata nel 1964 con una prima ed innovativa produzione di condotte metalliche. I manufatti, competitivi sul piano tecnico ed economico, pongono l'azienda anche in campo internazionale fra le più importanti del suo settore. Oggi è il marchio italiano conosciuto in tutti i continenti per l'edificazione di importanti opere a salvaguardia del territorio e in difesa della qualità della vita. Barriere di sicurezza stradale, sistemi per la protezione da caduta di massi e valanghe, rivestimenti luminotecnici e, qualora richiesti, anche fonoassorbenti per piedriti dei tunnel o vere e proprie gallerie artificiali per l'abbattimento dell'inquinamento acustico, condotte portanti in acciaio ondulato, sistemi diversificati per la raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche. Pur all'interno di una produzione che nel tempo si è trasformata ed ampliata, le condotte Tubo Cider non si sono mai fermate. Hanno fatto molta strada e sperimentato con successo percorsi nuovi che hanno dato vita ad applicazioni un tempo inimmaginabili. La creazione di ciascuna struttura metallica è oggi il frutto di una scelta approfondita e di una perfetta progettazione. Se ne seguiamo le diverse fasi di lavorazione, in un percorso a ritroso, dobbiamo iniziare dall'ufficio tecnico, il luogo in cui i prodotti in acciaio ondulato vengono studiati e calcolati secondo le diverse funzioni. Il lavoro coordinato di questo staff è il primo, fondamentale elemento del successo ottenuto dalle condotte che ancora oggi, e in tutto il mondo, rappresentano il manufatto Tubo Cider d'eccellenza. Dalla progettazione alla produzione. Ci spostiamo nello stabilimento di Monticello d'Alba per seguire in successione i vari passaggi di un sistema industriale di prefabbricazione complesso ed avanzato. Il solo in grado di ottimizzare il trasporto dei componenti e facilitare la realizzazione dell'opera sul luogo di installazione. La garanzia di qualità è assicurata da sistemi di lavorazione completamente automatizzati. Le piastre in acciaio sono prima sottoposte alla lavorazione di taglio e foratura, quindi alla pressopiegatura e successivamente alla calandratura, necessaria a rendere la piastra stessa parte integrante della condotta portante da realizzare. Le lamiere ondulate, così prodotte, sono quindi sottoposte al processo di zincatura, che avviene per immersione in un bagno di zinco fuso ad una temperatura di circa 450 gradi. Dopo questo trattamento di protezione superficiale contro la corrosione, le lamiere ondulate Tubo Cider sono pronte per l'impiego in numerose realizzazioni di ingegneria, per cui rappresentano, in flessibilità e versatilità d'uso, eccellente alternativa all'impiego del cemento armato. Il sistema di assicurazione qualità aziendale, voluto da Tubo Cider, coinvolge la totalità dei settori aziendali, dalla progettazione, alla produzione, alla logistica, sino all'installazione controllata dei prodotti finiti. Impostato in conformità alle norme vigenti EN ISO 9001-2000, ha ottenuto la certificazione dall'ente Lloyd's Register Quality Assurance. Dalla progettazione alle realizzazioni. Ne guardiamo alcune da vicino, ognuna creata per funzioni diverse. Siamo nei pressi del torrente Scrivia, le cui acque, esondando, avevano distrutto il ponte e interrotto la strada di collegamento fra Arquata Scrivia e Vignole Borbera, causando notevoli disagi alla circolazione delle persone e delle merci. Il guado creato da Tubo Cider è stato costruito disponendo le condotte, preassemblate in loco, in batteria. La strada realizzata sopra le condotte, qui vista nella sua lunghezza, ha permesso di ripristinare la normale viabilità di autoveicoli e mezzi pesanti. Un risultato notevole di per sé ed ancora più importante perché raggiunto in tempo record. Le immagini ora ci propongono un tombinamento del fiume Dora realizzato da Tubo Cider in Alta Valsusa. Lungo 345 metri e suddiviso per necessità di posa in opera in canne con lunghezza multipla di 12 metri.
Tale intervento si è reso necessario per consentire, in caso di franamento delle sponde del fiume, gravemente dissestate, il deflusso delle acque e scongiurare un eventuale disastroso effetto diga. Spostiamoci ora in due zone geograficamente distanti e diversamente pianeggianti. In entrambi i casi, il convogliamento delle acque è stato realizzato mediante apposite canalette che hanno fornito la soluzione ottimale ai gravi problemi derivanti dal progressivo smottamento della terra circostante. Per problemi affini, ma situati in contesti geologicamente dissimili, Tubo Sider ha risposto con progetti di condotte dimensionate e adattate allo specifico contesto ambientale. Le versatilità d'impiego della lamiera ondulata sono molteplici e sempre diverse. Un ulteriore esempio lo troviamo qui, dove le condotte Tubo Sider sono diventate silos, uno strumento perfetto per lo stoccaggio di materiali inerti, ma anche per cereali o altri prodotti agricoli. Conosciamo bene quanto studio approfondito e quale complessa produzione abbiano determinato la fortuna delle condotte prefabbricate Tubo Sider. Eppure, non sbagliamo ora a definirle anche un gioco per ragazzi. Ci troviamo a Gardaland, di fronte al Giant Drops, una delle ultime più frequentate fra le attrazioni del famoso parco divertimenti. Alla costruzione dalle linee spaziali si accede attraverso un corridoio lungo 47 metri, realizzato con una struttura tubolare, costruita con lamiera sovrapposta in più strati e fornito di due innesti laterali ad angolo retto, con due pareti di chiusura complete di telaio. Qui invece possiamo vedere in funzione sul campo un progetto calcolato e realizzato da Tubo Sider davvero particolare. In questo contesto la condotta è stata posizionata sotto un cumulo di inerte e dimensionata al fine di contenere nel suo interno un nastro trasportatore su cui è montata una speciale unità di frantumazione nella quale viene dall'alto introdotto il pietrisco grezzo. Il materiale è macinato direttamente sul posto per essere poi trasferito all'uscita dal nastro trasportatore sotto forma di pietrisco frantumato e già pronto all'uso. Il luogo in cui ci siamo spostati ospita una stazione di betonaggio. L'accesso doveva essere realizzato tenendo in considerazione le importanti dimensioni e carichi dei mezzi in transito. Ecco come appare la soluzione eseguita da Tubo Sider. Un sottopasso a grande luce, dimensionato per le esigenze funzionali delle betoniere. Le condotte Tubo Sider sono scelte ovunque perché in grado di rispondere ogni volta con soluzioni ottimali e diversificate per i più svariati settori, in campo stradale e minerario, a difesa del territorio, per l'industria e nell'ingegneria idraulica ed ambientale. La facilità di trasporto, la rapidità di installazione, nonché la compatibilità ambientale dei materiali interamente riciclabili rappresentano, oltre all'economicità, un vero marchio di garanzia di un prodotto di successo ormai collaudato in molte grandi opere presenti oggi, con applicazioni diverse, in ogni parte del mondo. Tutte garantite Tubo Sider, il marchio di qualità totale.